Girone d'andata, diciamo che Cosmi deve per forza aver sfruttato nel migliore dei modi la pausa natalizia per cercare di mettere a punto soprattutto quantomeno la fase difensiva. Ecco che alcune cose sono migliorate, ha messo paura alla Juventus e penso che da questo momento in poi, visto che Lecce non ha mai, cioè il Lecce in casa non ha mai vinto, ha pareggiato solo col Novara, ha fatto forse la sua migliore prestazione proprio contro la Juventus, questo mi lascia abbastanza tranquillo per il prosegue, nel senso che chi andrà a Lecce non riuscirà ad aver vita facile. Per quanto riguarda la Juventus, e concludo, dico che certamente restare imbattuto è un altro segnale incoraggiante, non per sventolare 4-20 la bandiera dello scudetto, pensare di potersela di poter avere vita facile nei confronti del Milan, però certamente di poter guardare Paolino, ancora con ottimismo la Juve deve concretizzare, però prima deve mettere al sicuro i risultati prima di quanto Paolino, normalmente è riuscito a fare. Siete un po' imballati, però lì ha caricato pesante Conte, e sono contento anche per questo motivo. Quelle cose importante. Lì si fanno per avere poi successo. Io più avanti seguito... quando arriva la Coppa dei Campioni. Ma voi la Coppa dei Campioni la guardate alla televisione quest'anno? Sì, è una bella battuta la tua, spero la possa guardare, dal campo tant'è fino alla fine. Se quindi tu pensi non a come è andata troppo. Ti faccio diciamo questo esempio, il parallelo quest'anno... l'anno scorso il Milan, scusa, a Dubai ha fatto un lavoro che quando si è presentato a Cagliari camminavano, non riuscivano a correre, erano completamente imballati. Sì, e se tu avessi il fatto gennaio, il confronto diretto delle due preparazioni ti renderesti anche conto del perché. Ha passato tutto il mese di gennaio imballato il Milan e poi è venuto fuori in primavera, tant'è che ha fatto un finale in crescendo. Voi adesso rischiate in questo periodo, senza perché questo carico pesante, pur non avendo, diciamo, da giocare in frasettimana, se non la Coppa Italia, rischiate veramente di fare qualche passo falso adesso che siete imballati. Poi è chiaro che avete magari un calendario Gianni, buono. Hai risposto quindi... tu al secondo aspetto che avrei sottolineato, poi lascio la parola a Bruno. Chiaramente dico che non è tutto oro quel che luccica, chiaro certo. Essere quest'anno ancora primi in classifica, lo spero a lungo, magari anche l'ultima giornata del campionato, tocca questo aspetto della preparazione. Io non sono un esperto, ma ho letto, confrontato e mi sono informato. Antonio. Sono due preparazioni fatte a Dubai da Milan e Juve, ma sostanzialmente diverse. Antonio, avere ma benzina da adesso Antonio. In un mese particolare ma da e Juve aver Mila superato Doc, l'esame senti... Lecce, ti dico che mi lascia alquanto ottimista. Dammi a sentire, ma da Juventino Doc, temete davvero il Milan? Temiamo il Milan? Sicuramente, temete il Milan, avete paura del da Milan? Da sportivo e da appassionato e da non dico da esperto, comunque c'è rispetto totale per tutto il campionato, per tutte le squadre, figuriamoci se non per il Milan che ha sicuramente la forza di dover e la volontà di voler difendere il primato dell'anno scorso, compete in Coppa. Certamente dico che in un anno speciale, particolare come quello di quest'anno della Juventus, senza coppe, io l'ho sempre detto, qualcuno mi ha anche criticato, era una fortuna non avere la coppa, per ripartire e per rifondare. Dovete metabolizzare il passo falso che hanno fatto i vostri amici tifosi con quello striscione di cattivo gusto a Boriello. Se vogliamo mischiare tutti i ragionamenti, che dovrete misurarvi nel vostro spogliatoio. Voi vi dovete preoccupare di Tevez che ve lo stanno soffiando. No, per carità, ma noi siamo... queste sono chiacchiere da bar. Dico, no, non sono Boriello, chiacchiere da bar. Lo vorrò vedere in campo. Arriva un giocatore buono, gli fate un invito di questo tipo. Ma cosa non c'entra sull'essere messi. Primi in classifica col Milan? Sì. Perdonami. Conta tutto, lo spogliatoio è tutto per andare avanti nei risultati. Lo spogliatoio, ricordalo. Guarda, mai come quest'anno, credimi, o forse è la paura che fa verso l'esterno è unito e compatto. Ce ne fossero stati prima di Antonio l'avrete Conte unito attorno al panettone perché prima non era proprio unitissimo, mi pare, no? Quando prima? Prima di Natale non era proprio unitissimo. Non era. C'era, infatti non era. Adesso magari il panettone ha portato guarda, dei buoni un consigli. Un tuo collega carissimo dice preoccupati dei problemi del tuo Milan. Che per carità, ma noi ne abbiamo tantissimi. Poi adesso dobbiamo giocare contro quest'Inter che tutta Italia tifa per l'Inter per fermare il Milan. E quindi voglio dire, guarda, va io bene. Ribadisco la stima e la forza del Milan e mi limito a questo onestamente. Mettere insieme tanti ragionamenti, Boriello, Amauri, non Amauri, il mercato serve Amori. Forse un po' a destabilizzare, capisco il giochetto può che succedere, vuoi provare a fare. Ecco, può chiedo succedere, perdono a Bruno Bernardi che gli diamo subito la linea per...